Eliminare e ridurre i fitti passivi, riorganizzare gli istituti scolastici e sbloccare investimenti e gare. Queste le direttrici su cui si sta muovendo l'azione della città metropolitana di Napoli sul fronte dell'edilizia scolastica. Lo ha affermato il sindaco Luigi De Magistris intervenendo all'inaugurazione della nuova sede succursale dell'Istituto Tecnico Statale Giovanni della Porta a Porzio, in via San Domenico al Vomero. Dopo 30 anni l'istituto lascia i locali di via Caravaggio per trasferirsi nella nuovissima sede di via San Domenico. L'edificio costa di 17 anni, 4 laboratori, 4 uffici, una palestra coperta. I lavori di ristrutturazione dell'ex sede dell'istituto sono durati 18 mesi, con una spesa di circa 1 milione di euro ed hanno consentito la redistribuzione complessiva degli spazi, che in precedenza riguardavano i 3 istituti ospitati e il rifacimento degli impianti, con particolare attenzione alle norme di sicurezza dopo i molteplici atti di vandalismo che avevano interessato i locali del plesso scolastico. La nuova struttura prevede inoltre uno spazio interamente destinato all'archivio cartaceo della Direzione Scolastica Regionale, che contiene oltre 17.000 faldoni, con un risparmio di circa 700.000 euro annui per la dismissione dei fitti passivi. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti tra gli altri la dirigente scolastica Francesca Riccardo, l'ingegner Pasquale Gaudino, coordinatore dell'area edilizia scolastica e programmazione dell'ente di Piazza Matteotti, e la dottoressa Gabriella Reale del Centro Studi ACEN e il dottor Talarico del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli. L'edilizia scolastica, aggiunto il sindaco, mira a far coincidere la qualità e riduzione dei costi attraverso l'ottimizzazione degli spazi, la razionalizzazione delle risorse e l'eliminazione dei fitti passivi, operazioni che si traducono in risparmi per la collettività. Tanti sforzi siamo riusciti a inaugurare la succursale dell'Istituto Tecnico per Geometri della Porta Porzio e si cominciano a vedere i risultati degli investimenti che abbiamo messo in campo per la città metropolitana, per l'edilizia scolastica in un momento difficile. Quindi priorità della città metropolitana è sicuramente l'edilizia scolastica. Questo è un polo di eccellenza, che qua abbiamo appunto l'Istituto Tecnico per Geometri, abbiamo il Galileo Galilei, c'è stato l'accorpamento Giordani Striano, si sta lavorando in questi mesi per ulteriormente allargare i locali del Porzio della Porta e poi anche la prospettiva di un istituto alberghiero in questo punto centrale, che è uno snodo tra i quartieri di Soccavo, Pianura, Vomero, quindi area flegrea e area collinare. Il tutto con una dismissione dei fitti? Il tutto con un'ottimizzazione degli spazi, una razionalizzazione delle risorse e un'eliminazione di fitti passivi, quindi risparmio per la collettività, quindi qualità e meno costo. Grazie.